Buon Natale! Ciao raga, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi sono con mio fratello Marta e Franci al campo di Federica a Nerviano. Raga, questa volta l'ha allestito a tema natalizio ed è uno spettacolo, mamma mia. Vi piace? Bellissimo. Sì, di brutto. È bellissimo, infatti bello. Adesso vi facciamo fare un bel giretto. Dobbiamo fare anche una ghirlanda. È vero, dopo faremo una bella ghirlanda. Voi ce l'avete già? Bella. Secondo me la mia è la più bella. Voi ce l'avevate già? Noi la a casa ce l'abbiamo di già. Però, ma ti ricordo bene, io te l'aveva fatta la mamma di Fra. Però qua la vero? Cosa bella è che te la fanno fare naturale, cioè tutto naturale, pure le decorazioni sono. Dice che non c'è naturale. Neanche la cuore a caldo. No, perché ha detto alla fine Natale tu puoi prendere la tua ghirlanda e buttarla via. Pure il filo che viene usato è biodegradabile. Cavolo. E quindi è interessante per questo, perché andremo a rispettare completamente la natura. Certo. E poi ogni albero che viene tagliato ne piantano altri due. Ah, Federica ti ha già raccontato tutto. Buono. Esatto, sono informato. Andiamo subito che così vi faccio vedere tutto. Andiamo. Che cameraman che hai, eh? Andiamo. Ciao amore. Ciao. Appena entriamo, questo è quello che ti vedo. Ve lo ricordate ad Halloween com'era? A tema natalizio è ancora più bello, ma pensate di sera, cioè di sera qui è tutto illuminato perché qua attorno hanno messo anche tutte le luci, adesso naturalmente è giorno quindi non le vedete. Comunque guardate qua sotto, questi sono tutti i miei regali. E che te li ha fatti? Franci. Ah, amore, è festa amore. Non te l'ho detto. Grazie. In realtà, sono tutti per te. Quindi sai. Li prendiamo? Vieni, guarda dove ti porto. Ah vedi, mi hanno messo anche il divanetto, amore. Ciao Ale, come stai? Guardate che bello questo set. Si vede che sono fratelli. Ad Halloween diciamo che c'erano zucche ovunque. Adesso hanno messo questi pinetti e guardate, hanno utilizzato come palline delle arance secche. Guarda anche tutte le lucine, ma voglio vederlo troppo di sera. Secondo me di sera è veramente uno spettacolo. Ci sono delle uova. Dovete sapere che... No, non le toccare! Dai, amore! Dovete sapere che una volta quando ero in montagna, avete presente dove ho il campeggio io, praticamente mica sono entrata nel pollaio con mia cugina, convinta di riuscire a rubare un uovo. Lo prendo, inizio a correre, esco alla luce del sole, guardo, era l'uovo di legno. Devo mostrare, secondo me è il punto più bello, Eccomi! Ma da dove sei uscito? Siamo! Ma dove l'hai trovato? Come so? E questo da dove l'hai preso adesso? No, ma la cosa più bella sono queste orecchie, girati, fammi vedere le orecchie. Elfo, mia madre! Ma non ci credo! Ma poi correndo così! E tu? Ma scusami! Ehi! Mi hai fatto spaventare! Scappa via! Ehi. Via! Mi ha fatto spaventare! Guardate anche qua in alto! Qua sopra hanno messo tutte le luci, eh! Amore, ti piace questo fatto? Sì! Tutte queste lucine sono belle! È bellissimo! E questa? Guardate che bella che è! Infanti! Portiamo i regali a tutti i bambini del mondo? Sì, sei passato dalla renna di Babbo Natale al Fantic della Valle, ci sta. Ma non sta più. Oddio, non ridere. E la Valle ha fatto un altro danno. Caspita. Dai, non posso rimanere qua tutto il tempo, aiutami. No. E adesso? Fede, dov'è la Fede? Aiutatemi. Ma scusa. Amore, mi aiuti? Luca! Dai, mi aiuti! Ah, è la testata che non funziona, Vale? È uno
un'ora che sono qua. Franci non mi aiuta, mi sono seduta, ora non sta più in piedi. Bravo. Meccanica Lattanzio. Bravo, ma scusa, potevi aiutarmi? No, io stavo riprendendo. Questa, raga, è la serra. Qua dentro ognuno di voi può creare la sua ghirlanda. Dopo entriamo. Franci, qui si mangia, eh? Lo so. Ciao, amori. Ciao, sto pulendo il cellulare con lo la so, cellulare. Ti vedo. Vai, amore, fammi una serenata, piccolina. If I wish come true. Bellissimo. Sto morendo di freddo. Ma cerco di non farlo vedere in video, sì, in realtà. E se no come staresti? Ma guardate chi c'è. È ancora qua la nostra amichetta. Non mi ricordo come ti avevo chiamato la scorsa volta, però lo sai? Amore, ti sta puntando. Mi stava puntando, hai visto? Vediamo, da questo. Mica qua c'è della neve vera, guardate. Ma da dove l'hanno portata? Ma veramente? E l'hanno messa lungo tutta la serra. Guardate chi c'è qui. Ciao, amori. Ciao, a 5 mesi. Come si chiama? Onna. Qui ci sono tutte le ghirlande, guardate. Che bella questa. Guardate che bella questa ghirlanda, l'ha fatta una ragazza che è qui accanto a me. E vediamo noi come la faremo. Sicuramente non verrà bene come questa, ma vabbè. E questi sono tutti i ghirigori da mettere su ogni ghirlanda. Amori, state già scegliendo? Sì, stiamo cercando. Io sono molto indecisa, ma la vostra sicuramente verrà più bella della mia. Ah, beh, dai, non dire. Sì, ma se vinci sempre tu in tutto, Luca. Vabbè, ma non è giusto. Ah, no, Franci dice ci penso io. Il segreto è fare la cosa più semplice. È vero. Queste cose sono meno cose ci semplici. Metti più bella. Perché la semplicità vince su tutto. Bravissimo. Quindi sapete cosa facciamo? Una piccola sfida. Vediamo chi fa la ghirlanda migliore. Stiamo scegliendo le cose da mettere. No, amore! Scusa, è arrivato il mio momento. Le cose da mettere. Scusa. Le cose da mettere sulla ghirlanda. Amore, sì! Ma hanno già scelto tutto! Ti devi muovere! Ma mi vuoi dire dove trovi tutte queste cose? Me le sono portate da casa, ce le ho qua dentro. Ma tu vuoi... No, questo è mio. No, no, ma aspetta. Ma scusami, no, io sono la sorella so, minore. Perché questa la metti al centro della ghirlanda, capito? Sì. Sono tua sorella. Guarda il malloppo. Ah, però. Wow, che malloppo. Wow. Ho una spuntatina qui, una spuntatina lì. Ah, tu la spunti. Ah, io sì, la spunto anche. Ma perché? Per scegliere bene la vale forma. Vale passione floreale. Sì. Aspetta, vedete, anche un e po' poi qua. E poi fa Vale... Devo dire che in questi anni sei migliorata per, come si dice, con le piante, visto che prima morivano. Hai visto? Adesso i fiori che ho sul terrazzo non sono ancora morti. Grazie, si annaffiano da soli, che piove. Se no... Senti, ed estate il problema. Taglia qua, scusa. Grazie. Vuoi una mano, amore mio? Io? No, no, me la sto cavando. Poi a me piace fare ste cose. Sì, effettivamente tu sei portatissimo. Guarda cosa ho fatto. Creative, ragazzi, ma... guardate il finale del fiocco. Bello, che bello, ma l'hai fatto bellissimo, te? Sì, sì. Bello. Ma lei è partita male. Dicendo che sa farlo benissimo i fiocchi. Come te le hai attaccate le pin? Sì, io e Franci la stiamo facendo uguale. Io sono quella pin dietro.
Luca, che bello. Dove le hai prese quelle palline? E guardate quella di Marta, che bella. Amo. Aspetta, ancora ci dovrebbe essere questa. Bellissima. Ma la tua è la più bella. Raga, ha vinto Marta. Abbiamo praticamente finito. Adesso vi mostriamo le ghirlande. Naturalmente la mia è la più brutta. Tutti avete fatto una cosa, ma nessuno ha fatto il laccetto per attaccarla. È vero, non lo fare. Ma sei stato furbo. Io ce l'ho incastrato qua dietro. Ah, ecco. Bellissimo. Quando lo tiri fuori. Raga, abbiamo finito le nostre ghirlande. Sì. E quindi ora starà a voi decidere e votare qual è la migliore. Scrivetelo nei commenti, poi noi le andremo a leggere. Ma io perdo. Le facciamo vedere poi da vicino. Sì, vicino. Certo, allora facciamo, certo. Così, ognuno di noi fa vedere la sua. Allora. Questa bella. Rappresenta le tre fasi del Natale. La mia invece è la più semplice di tutti, ma perché ho litigato col filo di ferro. Però è uscita bene, dai. Cioè, molto semplice, ma perché ho sbagliato. Ho preso il filo di ferro super spesso e non riuscivo ad attaccare però niente. Però è semplice ed è molto bella. Semplice, dici? Giusta, sì. Dici? Troppo piene. Falla di vedere. Robe non sono belle. Cioè, guardate. Io quella di Luca. L'ho dedicata all'amore. E a fine Natale ci sono due caramelle e le dovremo mangiare io e Marta, se non ce le rubano fuori dalla porta. Ve le ruba Franci. Una già ve l'ha rubata lui. Tieni. Questa invece è quella di Franci. Ci volevo mettere più caramelle, non sono riuscito. E infatti la tua è dedicata al cibo, perché vedo anche delle arance. Sì, io sono il patrono del cibo. Ehi, basso cuore, l'ho visto già da qualcuno. Vaglie diritte. Ma l'ho copiato. Ciao, e qui chi c'è? Non è che mi mordi, mi grabbi. Ciao, mi ha dato un bacino. La nostra giornata qui al campo di Federica Nerviano si è conclusa. Mi raccomando, andate a vedere pure il video di mio fratello, che anche lui ha registrato un video bellissimo, e andate a vedere pure il TikTok di Marta. Mua, ciao raga.